Buongiorno, oggi facciamo la frittata con cipolle e patate. Prima cosa facciamo la pastella, quindi pesiamo 100 g di farina di ceci e poi successivamente mettiamo il triplo di acqua, quindi 100 g. 300 g di acqua. Ora mettiamo il sale. Se volete che sa di uovo ci mettete il sale Kalanamak, che è ricco di zolfo e sa molto di uovo. Adesso aggiungiamo un pochettino di curcuma per dargli un pochettino di colore. Se volete potete metterci anche un pochettino di aglio in polvere. Ci diamo una bella mescolata e la pastella è pronta. Pastella è pronta, adesso la facciamo riposare un pochettino, intanto ci prepariamo le cipolle e le patate e poco prima di cuocerla ci mettiamo un pochettino di prezzemolo per insaporire e poi la facciamo cuocere al forno. Mettiamo l'olio in padella e facciamo cuocere le patate. Prima ci tagliamo le patate abbondante olio, ci tagliamo le patate a cubetti più o meno piccoli, più piccoli sono e più cuoceranno in fretta. Io più o meno li faccio sempre di questa grandezza qua. Intanto noi ce le tagliamo tutte, l'olio comincia a scaldarsi e le buttiamo in padella. L'olio frigge e adesso ci mettiamo tutte le nostre patate. Io di solito aggiungo subito un pochettino di sale, così non assorbono troppo l'olio e soprattutto non si appiccicano alla padella, o almeno non dovrebbe. Facciamo cuocere per almeno 10 minuti, intanto ci tagliamo le cipolle e ci vediamo dopo. Tagliamo le cipolle. A me piace tagliarle a fette non troppo sottili, così si sentono bene sotto i denti. Sono passati 10 minuti, infatti si vedono che le patate cominciano a rosolarsi ed è arrivato il momento di aggiungerci le nostre cipolle. Facciamo cuocere bene, le facciamo appassire, poi le aggiungiamo alla pastella e infiliamo tutto in forno. Dopo circa una ventina di minuti le nostre patate e cipolle sono pronte e non ci resta che versarle insieme alla pastella, con anche quel goccio di olio in più che tanto è una frittata. Ci diamo una bella mescolata, aggiungiamo una bella manciata di prezzemolo, quello surgelato che abbiamo noi, mescoliamo bene. E adesso il nostro piccolo segreto. Noi usiamo una vecchia teglia per crostate. Aggiungiamo
un filo d'olio, poco poco, perché tanto ce n'è dentro, giusto? Giusto per oliare la teglia. Lo spalmiamo anche con la mano. E poi ci rovesciamo la nostra pastella con le patate, le cipolle e il prezzemolo. L'aggiustiamo. Poi, se vogliamo, possiamo aggiungerci qua un goccettino di sale Kalanamak per dare un pochettino di aroma di uovo. E ora mettiamo in forno. Dopo 20 minuti la nostra frittata è pronta. Ora non ci resta che farla riposare per 5 minuti circa, in modo che si raffreddi anche l'interno, sia meno cremoso, e poi assaggiamo. Adesso tra poco vi facciamo vedere com'è dentro. È arrivato il momento del taglio. E poi voilà, primo. Voilà, adesso vi faccio vedere. E questa è la nostra frittata, sottile, compatta ma molto buona. Adesso la assaggiamo. Nulla da invidiare con la frittata con le uova. Finiamo la frittata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!